Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale, siamo tornati finalmente su Clash of Clans. Ole, ce l'abbiamo fatta, siamo nel mio account principale e quest'oggi ragazzoli nell'episodio tanto atteso. Mi avete bombardato questi giorni sotto i video di Clash of Clans scrivendo Grax riporta il primo villaggio, ci avevi promesso le torri infernali, dove stanno? Eccole qua ragazzuoli, quest'oggi non ne faremo una, non ne farò una, bensì le faremo entrambe, saluteremo per sempre il TH9.9.infinito, qualsiasi numero, diventerò a tutti gli effetti un TH10. E finalmente, detto tra di noi, mi ero anche un po' stufato perché il TH9.5 sì è bello, ma dipende molto dal matchmaking, perché se vi matcha contro un TH10 maxato siete automaticamente in svantaggio. Se il TH10 è bravo ad attaccare vi devasta in difesa e quindi non ha assolutamente senso. Detto questo, vi mostro l'evento di oggi, eccolo qua, un trio tremendo. Da bravo youtuber mi sono portato a 7 su 10 su tutti e tre progressi, così da completarli tutti e tre contemporaneamente. Ne abbiamo uno per ogni truppa, due golem da utilizzare, 6 valchirie e 10 monta puercos. Ci sarà il delirio. Però sono un po' amareggiato perché mi aspettavo un po' più di gemme, cioè 10 progressi e da 30 gemme come i classici eventi da 3 progressi. Non ci sta questa cosa. Ci dobbiamo accontentare. Guardate qui sotto ragazzoli, abbiamo l'evento congelamento, che è quello infrasettimanale, non ci interessa. Vinci 200 gemme con i draghi fulmini, fantastico. Questo cercherò di portarlo sul canale, anche se la prossima settimana sarò al Games Week. Questo è un problema, sarà molto complicato. Ed infine ricche ricompense, finalmente tornano i bonus moltiplicati in war, bellissima questa cosa, e vi lancio una sfida ragazzoli: se questo video supera i 10.000 like, cosa alquanto improbabile, torneremo in un big episodio war, magari la prossima settimana. Ci conto ragazzoli, grazie a tutti per il supporto. Secondo me possiamo partire, non è vero, perché prima rimuovo la cassa di gemme e per non sprecare oro dobbiamo assolutamente posizionare una torre infernale. Ma Grax, sei sicuro? La vuoi davvero posizionare? Costa 5 milioni. Ma sì ragazzuoli, non ne posso più, eccola qua, la mettiamo dove? La mettiamo qui sotto, secondo me ci può stare, la mettiamo proprio qui, tac, un'andata, 7 giorni. La seconda la faremo ovviamente a fine video, vi mostro al volo gli eserciti. Purtroppo possiamo fare veramente poche alternative in questo caso, perché l'evento prende troppi posti, due golem, sei valchirie, domatori eccetera. Questo è il primo esercito classico, ho aggiunto solamente i maghetti e gli spaccamuro. Nel secondo invece abbiamo i bocciatori. Ragazzuoli, andiamo ad attaccare l'elisir, lo sprecheremo tutto, non è un problema, ci servono i 500.000. ragazzuoli, non potete capire, ci ho messo un disastro di tempo per trovarne uno buono, però questo è un 600.000, ma occhio perché non è inattivo, quindi dobbiamo attaccarlo in maniera tosta. Cioè dobbiamo fare un attacco interessante. Vado con i maghetti per pulire tutta la parte esterna, i due golem già li ho messi, andiamo con le valk. Secondo me sì, non abbiamo però l'assalto, abbiamo solo spaccamuro, questo è un problema. Via di queen, vado anche di king, altre valchirie tutte quante al centro, abbiamo spaccato con gli spaccamuro, fantastici, toppissimi. E vado anche con il castello, un bel pecca, no? Cioè meglio di così non si può. Siamo nel verso dove non ci sono i depositi, ce n'è solamente uno qua, dobbiamo stare molto molto attenti, occhio all'inferno singola che potrebbe fare il devasto più totale. E praticamente mi sta per targettare la queen. La queen mi ha distrutto ora il municipio. Va giù anche l'arco X. Va bene, va bene. Abilità del king laterale. E abbiamo più che dimezzato le risorse. Attenzione, ho bisogno di prendere assolutamente quel deposito. E devo andare giù subito la torre infernale. Andata giù, la stava per targettare. Abilità della queen, topissimo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Forse un tris, ragazzuoli? Forse sì, forse sì. No, non è un tris. Ci manca ancora un deposito. Questo è un gran problema. È andata giù, occhio, la torre degli arcieri, è stata una grandissima cosa. Abbiamo un maghetto che possiamo mandare da questa parte, magari per supportare il king. E forse con quei due upgrader prendiamo l'altra torre degli arcieri? Forse un miracolo. Ne abbiamo due, dai che è un centone. Dai che è un 100%. Va giù l'ultimo deposito. E ragazzuoli, solo applausi per Grax. Questo attacco è incredibile. Questo attacco è veramente pazzesco. 93%, abbiamo devastato tutto, abbiamo preso tutte le risorse. Considerando tutto l'oro che ho sprecato per gli skip, era obbligatorio superare 500.000, ma qui proprio di gran lunga superiamo. 600.000 più o meno di oro ottenuto, più 110.000 di bonus al 100% di Master 3. Incredibile, grandissimo Grax, più o meno 700.000. Vado ad impostare subito il terzo esercito.
Ho richiesto il castello e stanno arrivando le valchirie. Guardate che carine. Purtroppo non abbiamo la queen per questo secondo attacco, ma per il terzo, ragazzuoli, ho impostato un esercito molto molto interessante. Via, seconda ricerca. Please, un altro 400.000. Sono a 4 milioni d'oro, attenzione. Ah, regà, buoni tutti, 470.000. Però, secondo me, inganna. Non ha tutto l'oro all'interno delle miniere. Non è completamente inattivo, ma vediamo un attimo. Io ci provo, metto alcune valk da questa parte per prendere subito le miniere tranquillamente. Le valk dovrebbero pulire tutto. Ok, quelle due sono andate giù. In realtà abbiamo già dimezzato tutto l'oro. Secondo me, a questo punto, sì. Mi devo ricredere, un altro maghettino che non farà mai niente. Sto sprecando tutte le truppe lì e non ha assolutamente senso. Mettiamo tipo un bocciatore da questa parte, sì. Vai, botching. Sboccia tutto, prendici quella miniera strapiena. Ma tranquilli ragazzi che comunque andrò a spaccare completamente questo villaggio. Via di golem infatti, 1 e 2. Vado su... Ah, ma non abbiamo la queen, questo è un problema. Questo è un gran problema, attenzione, dobbiamo fare una stella qui, altrimenti ci lascio le penne. Ho messo praticamente tutto, vado di una bella furia al centro e cerchiamo di fare il possibile. Carinissimi domatori laterali, 21% e dobbiamo fare il 50% di corsa pure. Ho sprecato pure una cura al centro, stiamo prendendo tutti quanti i depositi. Il king ha ancora un sacco di vita e quella torre infernale qua sotto è multipla, quindi non fa paura. 50% fatto, i domatori stanno spaccando tutto, i montaquercos sono spettacolari. Spero vivamente che li mettano anche nel secondo villaggio, sarebbe il top. 63%, chiudiamo al 70 così da prendere il bonus massimo che adesso conta 110.000. 67, abilità del king e purtroppo lasciamo questi 47.000. Spero ovviamente di no. Dai king, spacca il municipio ora, distruggilo ora che ci prendiamo tutto. No, manca qualcosa qui sotto. Ma lo sapete che faccio? Ci butto una terremoto, vediamo un po'. Mamma mia la terremoto ragazzi, che libidine. Ne butto pure un'altra qua su quest'altra miniera che ci prende più o meno il 25%-30%. Rimaniamo con 10.000 d'oro e sono piuttosto contento. 82%, prendiamo anche l'elisir che praticamente viene sprecato e ce ne andiamo. Dai, prendiamo pure quello che è strapieno. Ciaone, preso il bibidozzo di succo al lampone, ciao, ce ne andiamo con un 459.000 e il bonus 110.000. Incredibile, che attacchi fantastici, il problema è che adesso devo aspettare un disastro di tempo per il terzo attacco e vi faccio vedere i progressi, 9 su 10 su tutti. E in un secondo, come per magia, tutto pronto. Non è vero, è passata un'eternità, più di 40 minuti, perché ho aspettato anche la rigenerazione degli eroi. Però ci attende un attacco top, mi raccomando seguite il video. Questo è l'esercito, ci ho ficcato due pecca. Andiamo ad attaccare, sì, ci basta un altro 400.000. Però non dobbiamo sprecare enormi quantità di oro in skip. Mi sento male, 643.000, ma che cos'è oggi? Libidine, troppo oro ragazzi, non sono abituato a queste risorse così incredibili. Ci prendiamo quelle due miniere esterne e attacchiamo qua in basso, a sini a destra. Che dici, Crax? Andiamo con i pecca. Vado con i maghi dietro, toppissimo. Ci buttiamo una valk qua per prendere subito la miniera e via di valk centrale. Ci buttiamo anche il castello. Sì, buttiamo tutto, proprio sprechiamo tutto, tanto è l'ultimo attacco. Vado anche con gli spaccamuro e voglio prendere ovviamente il municipio. Attenzione perché c'è una miniera qui a sinistra. Ho messo anche i domatori, ci butto una bella furia, una bella curetta per supportarli, no, sopportarli, per supportarli. Distruggiamo la, no, distrutto ora il municipio e via, guardate che devasto, guardate come sono carini i montapuercos qui a sinistra. La queen sta spaccando al centro, mentre a sinistra guardate il king come se ne va beato con un pecca dietro proprio alla scorta. Stanno spaccando tutto, entrano pure al centro, attenzione perché lì c'è una concentrazione di difese molto molto interessanti e stanno spaccando. Se facciamo un 100% sarebbe una gran cosa, però non me la sento, cioè non me la sento, non ce la faremo secondo me. Buttiamo quei due maghetti, sono un pollo perché là c'era una fabbrica degli incantesimi oscuri, ma speriamo di farcela. Liss spacca subito le torri degli arcieri che sono quelle che fanno più danni, che contengono tre arcieri. La queen sotto, sotto, spara sotto queen. Brava la mia queen, un altro 100%. 50 secondi per andare a prendere questa fabbrica qui. Io mando lo spaccamuro, ma va sul muro. Chi farà prima? Il king con il pekka o la queen sul muro? Penso proprio il king con i maghi, più che altro. Distruggete subito la fabbrica e abbiamo concluso con un attacco assurdo. Questo attacco non esiste. Abbiamo preso quasi 700.000 d'oro. No vabbè, anche di più, 750.000 ad oro.
Torniamo al villaggio ed ecco qua i bonus. Evento completato, 90 gemme per noi e 600 di esperienza. Sono contentissimo, con 3 attacchi abbiamo superato i 5 milioni d'oro, ovvero il nostro obiettivo, e quindi è arrivato il momento di andare a piazzare immediatamente l'ultima torre infernale, ovvero la seconda. Eccola qui, 5 milioncini, la mettiamo sempre qui sotto. Andata ragazzuoli, siamo TH10. In realtà tra 7 giorni. Cari amici, spero che questo big episodio vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo, che sarà esattamente mercoledì. Prima di lasciarvi però vi devo lasciare il sondaggio upgrade difese, che conterrà la prima torre infernale a livello 2, l'ultimo cannone da fare a livello 13 e una tra le due...